stata una cerimonia sobria, quella celebrata nella città di Fano per la ricorrenza di Santa Barbara, una donna che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità, anche quando non c'è alcuna via di scampo. Per questi suoi pregi fu eletta patrona di coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa, come i vigili del fuoco e la marina militare. La cerimonia, che si è svolta in via Nazario Sauro, ha coinvolto alcuni ragazzi dell'Istituto Superiore Archimede. Questi giovani, che rappresentano il futuro dei valori della società, come l'onore, la legalità e il rispetto per lo Stato, hanno portato il vessillo tricolore consegnandolo ai militari dell'Ufficio Circondariale Marittimo. Dopo l'alzabandiera, con i soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, è stata deposta una corona d'alloro al monumento ai caduti del mare, benedetta poi da Don Gianfranco Casagrande. A ricordare i valori della martire, invece, è stato il comandante Eliana Di Donato. Santa Barbara è stata una donna straordinaria, è stata una donna che in forza della libertà, della onestà, della determinazione, non ha rinunciato a quelli che erano i propri valori, ed è questo quello che io chiedo ai miei uomini, ma è questo quello che mi danno i miei uomini ogni giorno. E quindi anche nelle difficoltà, anche quando la congiuntura economica ci impone molte restrizioni, il mio equipaggio si dona senza risparmio. Noi, gli amici dei Vigili del Fuoco, i soci dell'Associazione Nazionale di Marinai d'Italia, ci siamo, ed è bello che in queste circostanze la nostra presenza è riconosciuta dalla collettività, è riconosciuta dal territorio. Quindi questo è per noi un motivo di orgoglio, perché davvero quello che facciamo lo facciamo con amore, e se non ci fosse quell'amore, quella passione che noi quotidianamente mettiamo in quello che facciamo, difficilmente in questo momento le istituzioni riuscirebbero a portare a sé, ecco, tante persone come quelle che sono presenti qui oggi. Dopo le celebrazioni, è seguita una santa messa celebrata dal vescovo Trasarti alla chiesa di San Giuseppe al Porto, e per l'occasione è stata promossa una colletta alimentare a favore delle famiglie bisognose. I beni di prima necessità raccolti e donati dal personale civile e militare sono stati consegnati alla parrocchia per la distribuzione da parte della Caritas. Sono occasioni che un sindaco non può non cogliere per ringraziare tutti questi servitori dello Stato, la Marina Militare, se penso a tutti i servizi che fanno in mare, a tutte le questioni con i profughi, ma al lavoro che la nostra Marina fa anche nel porto di Fano, noi siamo città di mare, se penso ai Vigili del Fuoco, sono sempre pronti nei momenti difficili, quando c'è un'emergenza ambientale, quando c'è un incidente, quando c'è una persona in pericolo, loro sono lì, c'è un punto di riferimento. E allora è che un sindaco non può che non evidenziare questi aspetti e esprimere un ringraziamento vero a nome di tutta la città. E nel saluto che ho portato oggi non potevo non chiudere con un pensiero ai nostri due marò, per far sapere che li portiamo nel cuore, con una speranza e un auspicio che si possano riabbracciare in modo definitivo in patria.